Eccoci in diretta. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Carola Romanò, igienista dentale, e oggi parleremo di come prendervi cura del vostro cavorale a livello domiciliare, quindi sulle metodiche di igiene orale domiciliare. Però facciamo una piccola premessa iniziale. Se noi ci pensiamo, la bocca non è altro che la porta d'ingresso del nostro organismo e dobbiamo presidiarla da attacchi batterici e dalle infiammazioni del cavorale, i quali possono veicolare lungo il nostro organismo e causare problemi più gravi. Infatti, ci sono studi scientifici che hanno rilevato come vi sia una correlazione fra le patologie del cavorale con patologie sistemiche del nostro organismo, vale a dire malattie cardiovascolari, ma anche problemi per quanto riguarda il diabete e problemi cognitivi. Dunque, quando parlo di generale, non mi limito soltanto a parlare del benessere dei denti e delle gengive, ma di un benessere di tutto il nostro organismo. Noi igienisti, infatti, puntiamo molto sull'istruzione di igiene orale a livello domiciliare a fine delle sedute di igiene orale professionale in studio, perché è estremamente importante ridurre la carica batterica all'interno della bocca. E come fare? Con delle semplici metodiche di igiene orale domiciliare che ora andrò a spiegarvi. Ma cosa sono questi batteri? Ogni qualvolta noi mangiamo si crea un biofilm batterico che prende il nome di placca. La placca ha una consistenza molle, biancastra, facilmente rimovibile con le metodiche di igiene orale domiciliare, quindi con lo spazzolino, ma anche con il filo, lo scovolino, ma anche col dentifricio. Quindi, se noi puliamo bene i nostri elementi dentali, la placca si rimuove in modo completo. Se invece siamo pigri, svogliati, li laviamo di fretta, e tutto questo, la placca si accumula vicino al margine gengivale e fa sì che si infiammi, quindi si va a infiammare la gengiva, può provocare fastidio e talvolta sanguinamento anche durante lo spazzolamento degli elementi dentali. E se la placca rimane per più tempo sulla superficie dei denti, si solidifica e diventa tartaro. Quindi volevo mettere per scritto che non si è produttori di tartaro, ma il tartaro è una diretta conseguenza di una placca non rimossa correttamente. Quindi, una volta che si è creato il tartaro, a casa con lo spazzolino potete darci dentro quanto volete, ma non si toglie, dovete venire a fare delle sedute di igiene orale a livello professionale. Grazie Milena. A livello professionale. Quindi questo è per farvi appunto capire che il tartaro non è che si produce. È anche vero che tra la placca e il tartaro intercorre una tempistica che può variare da persona a persona, dovuto alla pH della saliva, può essere dovuto da tanti fattori, ecco. Però prima di tutto ci deve essere la materia prima che è la placca. Veniamo noi, come spazzolare gli elementi dentali a casa? Utilizziamo quindi uno spazzolino e il dentifricio e poi andremo a vedere anche gli spazi interdentali. Voi utilizzate lo spazzolino manuale o lo spazzolino elettrico? Domandona. Però all'inizio vi do qualche dritta principale che vale sia per il manuale che per l'elettrico. In primis bisogna seguire una sequenza, quindi un percorso per non dimenticare nessun elemento dentale. Poi la frequenza 2-3 volte al giorno, la durata almeno 2 minuti e infine la pressione. La pressione non deve superare i 300-400 grammi. Ora vi chiedete come faccio a capire quanta pressione esercito? Ora vi do qualche trucchetto sia col manuale che con l'elettrico. E ora veniamo noi. Secondo l'OMS, la tecnica di spazzolamento con lo spazzolino manuale per eccellenza per ridurre al minimo la placca batterica è la tecnica di Bass modificata. Parolone. Vediamo come si fa, come si spazzolano gli elementi dentali. Spazzolino, prediligete uno spazzolino con la testina piccola in modo tale che riuscite a muovervi bene all'interno del cavorale.
si va a posizionare lo spazzolino a 45 gradi e si fa dei piccoli movimenti vibratori, 7-8 movimenti, e poi accompagnati da un movimento a rullo, quindi dalla gengiva verso il dente. Fate questo movimento e vi spostate pian piano. Movimento di vibrazione e poi a rullo e così via. Ok, fate tutta la parte esterna o vestibolare si chiama anche, per poi passare alla parte interna linguale o palatale. Si fa sempre questo movimento. Quando arrivate nel gruppo incisale, spazzolino alla mano e fate questo movimento verso il fuori. Sporcherete tutto lo specchio, ma fa niente, ne varrà la pena per togliere la placca. Fate questo movimento. Stessa cosa nella parte interna, proseguite, movimento a rullo. Una volta arrivati in fondo, andate a spazzolare in orizzontale sulla parte occlusale. Ripetete la stessa cosa nella parte superiore. In questo caso, oltre al movimento di vibrazione, andate verso il basso, dalla gengiva verso il dente. Quindi queste sono la metodica di spazzolamento con lo spazzolino manuale. Altra cosa importante, non fate mai, questo lo sottolineo, il movimento orizzontale. Viene innato, ma è sbagliatissimo. Questo perché, in primo luogo, facendo questo movimento, non fate altro che spostare lo sporco fra un dente e l'altro, quindi si va a incastrare lì, tra un dente e l'altro. Secondo luogo, strofinando, la gengiva ha un trauma e tende a scendere. E poi mi dite, dottoressa, guardi, il mio dente è allungato. No. È dovuto al fatto di un'errata tecnica di spazzolamento, magari fatta con uno spazzolino dalle setole dure. Quindi si creano delle recessioni, si espone il colletto è più debole, prendetemi il termine, rispetto allo smalto, create quindi delle abrasioni e aumenta la sensibilità, oltre che a livello estetico il dente risulta più allungato. Quindi, cose da non fare. Mentre con lo spazzolino elettrico viene tutto più semplice, nel senso che fa tutto da solo, fa sempre il movimento corretto. Come spazzolino elettrico vi ho portato questo ad esempio, questo è il Genius, è l'ultimo top di gamma, però va bene un qualsiasi spazzolino elettrico con la testina rotonda, perché effettua un movimento roto-oscillatorio, quindi fa delle rotazioni ma anche delle pulsazioni. Dicevo che fa tutto lui perché il movimento è sempre corretto. Si appoggia sulla superficie del dente e ci si sposta ogni 2 secondi. Vedete come abbraccia bene ogni elemento dentale? E così via. Fate tutta la parte esterna, la parte interna, la parte esterna, la parte interna e dove si mastica. Lo spazzolino elettrico ha anche altre elementi fondamentali che sono il timer, quindi ogni 30 secondi fa una doppia vibrazione. Cosa significa? 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi, quindi 2 minuti totali. Alla fine dei 2 minuti fa due vibrazioni consecutive e vuol dire che avete raggiunto il tempo ottimale di spazzolamento degli elementi dentali. Poi ovviamente a termine dei 2 minuti potete continuare a spazzolare tranquillamente, ecco, non è che si ferma, vi dice che siete arrivati ai 2 minuti. Poi, altra cosa importante è il sensore di pressione. Prima dicevamo che con lo spazzolino manuale non dobbiamo raggiungere o superare i 300-400 grammi. Come facciamo a capirlo? Col manuale lo notiamo quando le setole si aprono a ventaglio. Se si aprono a ventaglio nel giro di 3 settimane, 2 settimane, vuol dire che esercitiamo una pressione troppo elevata e rischiamo di creare danni a denti ma anche alle gengive. Come dicevamo prima, anche la questione delle recessioni può essere dovuta oltre allo spazzolamento orizzontale, ma anche una pressione troppo esagerata. Lo spazzolino elettrico va laddove c'è l'errore umano, cioè va a coprire, scusatemi, l'errore umano. Ok, quindi se io vado a premere troppo, vedete che si illumina di rosso?
se premo troppo si illumina di rosso, quindi a livello visivo noto subito che sto spazzolando in modo troppo energico. Poi, non so se lo sentite, ma cambia rumore. Questo perché blocca le pulsazioni e riduce i movimenti roto-oscillatori, cioè evita che voi create dei danni agli elementi dentali. Quindi non notate subito che state creando dei danni a denti e gengive. Quindi per questo motivo è fondamentale il sensore di pressione. Altre cose principali, anche il, non solo io lo dico, quindi non, oltre la rilevanza clinica, ma anche la rilevanza scientifica evidenzia che lo spazzolino elettrico sia più efficace rispetto allo spazzolino manuale. È in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Se noi ci pensiamo, uno spazzolino elettrico fa circa, adesso me lo sono segnato, 55.000 movimenti al minuto rispetto a un manuale che ne fa circa 400-600 movimenti al minuto. Ecco, quindi queste sono le principali differenze. Però se uno ha una buona tecnica con lo spazzolino manuale può benissimo continuare. L'unica differenza è che col manuale magari se ci perdiamo nei pensieri rischiamo di non seguire il percorso giusto, o non ci ricordiamo quante volte siamo stati su un elemento dentale e così via. Però sia lo spazzolino manuale che lo spazzolino elettrico non arrivano negli spazi interdentali. Per pulire gli spazi interdentali ci dobbiamo armare di pazienza e utilizzare o il filo o lo scovolino per pulire all'interno degli spazi interdentali. Allora, vi faccio vedere. Lo scovolino è questo strumento. Ok, vedete, ha un'anima con delle setoline intorno. Ci sono diverse misure, ogni misura va calibrata in base al cavorale. È quasi impensabile avere un unico scovolino per tutto il cavorale. Generalmente si hanno due misure, una un pochino più piccola negli spazi più ostici e una un pochino più grande per pulire bene. Non dovete sentire che balla all'interno, ma deve abbracciare bene lo spazio. Come si fa? Ad esempio, in questo caso si prende lo scovolino. Si inserisce nello spazio, si fanno 4-5 movimenti e si tira fuori e così via, si passa negli altri spazi. Se quando lo togliete e vi rimane della placca batterica all'interno dello scovolino, sciacquatelo sotto l'acqua corrente e poi passate a fare gli altri spazi. Non portate lo sporco che c'è sullo scovolino negli altri elementi dentali, sennò state facendo un lavoro per nulla. Quindi, quando avete finito, lo sciacquate, lo asciugate bene e lo riponete all'interno del cappuccio, altrimenti si crea un ricettacolo di batteri se rimane umido. Quando va cambiato? Va cambiato quando le setoline iniziano a diramarsi, quindi non è più in grado di effettuare una pulizia efficace nello spazio interdentale. Aspetta che leggo qualche domanda che mi state scrivendo. Allora. Così poi parliamo del filo, del vostro amato filo. Giulia mi chiede, può avere senso alternare il manuale all'elettrico? Sì, certamente sì. Puoi mantenere lo spazzolino elettrico la mattina e la sera che sei a casa e quando sei in pausa pranzo o fuori, utilizzare tranquillamente lo spazzolino manuale. Chiara, io uso quello elettrico ma a volte esagero con la pressione. Allora, Chiara, assicurati di avere uno spazzolino elettrico dotato di sensore di pressione, che può essere visivo come in questo caso oppure acustico, fa un suono. Magari è un modello vecchio che non ha questa funzione. Allora, ti ringrazio Massimo. Brava Chiara, anch'io non tornerei più indietro. Io lo utilizzo da 4 anni lo spazzolino elettrico e mi rendo conto che rimuove in modo più efficace la placca batterica. Allora, Chiara ci fa una domanda interessante, ci dice se il filo interdentale o lo scovolino va utilizzato prima o dopo, dopo aver lavato gli elementi dentali. Il mio consiglio è quello di utilizzarlo prima. In quanto sono sicura che non vi dimenticate di spazzolarvi i denti dopo, nel senso che è più comodo utilizzarlo prima perché altrimenti se prima vi lavate i denti rischiate che la vostra pigrizia vinca su di voi, quindi non utilizzate il filo o lo scovolino, quindi utilizzatelo prima.
Allora, vediamo. Sto leggendo altre domande su Instagram di qua. Vi saluto tutti. Ciao. Allora, salve dottore. Allora, stiamo girando questo video dallo studio di amico dentista. Utilizzando lo spazzolino elettrico 3 volte al giorno, quanto dura in media una testina? Allora, la testina, come lo spazzolino manuale, va cambiata ogni 2-3 mesi. Se avete delle testine dotate di indicator, quindi di indicatori di colore, quando si sbiadiscono è ora di cambiarle. Quindi questa è un'altra cosa fondamentale. Quando notate che sbiadiscono, la cambiate. O comunque quando si apre un pochino a ventaglio, perché vuol dire che non è più in grado di pulire in modo efficace. Quindi quanto dura? Più o meno 2-3 mesi. Ciao Daisy. Rossana mi chiede: meglio la testina rotonda o allungata? Assolutamente la testina rotonda, che è in grado di abbracciare bene l'elemento dentale e di sgregare la placca batterica. Ecco, lo spazzolino elettrico è studiato su una testina rotonda, la sua efficacia è studiata su quella. Non utilizzare quello rettangolare, quindi se è uno spazzolino usa la rotonda. Vi saluto. Ok, quindi per ora ho risposto tutti. Nel frattempo, se avete altre domande, vi leggo. Ecco, Christian, perché quello elettrico pulisce meglio? Ma i dentisti hanno sempre detto di andare all'interno verso l'esterno con quello manuale. Dall'interno verso l'esterno. Allora, Christian, lo spazzolino elettrico risulta più efficace ed efficiente in quanto disgrega meglio la placca batterica, fa sempre questi movimenti rotoscillatori di pulsazioni, quindi disgrega bene la placca, ha il sensore di pressione, ha il timer, ha un sacco di cose che vanno laddove c'è l'errore umano, ecco, quindi ci aiuta. Siamo tutti proiettati verso la tecnologia, quindi anche lo spazzolino elettrico ci aiuterà a mantenere un'ottima e generale a livello domiciliare. Per quanto riguarda il tuo dentista che dice dall'interno verso l'esterno, il movimento giusto ve l'ho fatto vedere in precedenza, quindi la tecnica di base modificata, altrimenti puoi utilizzare la tecnica dalla gengiva verso il dente verticale, quindi a rullo, in questo modo. Dall'interno verso l'esterno intendo quando faccio la parte incisale, superiore e inferiore. Greta, come dicevo prima, è meglio utilizzarlo prima, il filo o lo scovolino, così non vi dimenticate. Passiamo al vostro adorato filo. Il filo è lo strumento che più tutti odiate, ecco, per questo motivo consiglio molto l'utilizzo dello scovolino, è più facile, è più pratico, evitate di creare dei danni, eccetera, eccetera. Allora, adesso vediamo se riesco a gesticolare bene e a gestire il modello. Cosa ho fatto? Filo interdentale. L'ho staccato dal filo, lo arrotolo sui medi, da una parte di più e da una parte di meno, perché da una parte rotolo lo sporco e srotolo il pulito, in modo tale da avere sempre un pezzettino di filo ben pulito. Quindi, modellino alla mano. Vado a fare piano piano, abbraccio un dente, abbraccio l'altro e tiro su. Cosa significa che? Vabbè ragazzi, ve lo faccio vedere su me stessa così facciamo prima. Pinzato, un cake, all'occhio e tiro giù. Quindi inserisco piano piano facendo un movimento dentro e fuori. Abbraccio C un dente, abbraccio C l'altro e tiro giù. La cosa importante è che voi non fate questo movimento netto, sentite questo track, altrimenti la papilla sottostante ne risente e inizia subito a sanguinare. Dovete essere molto molto delicati. Ci sono diverse tipologie di filo, filo cerato, filo non cerato. Scegliete quello che vi sembra migliore per il vostro cavo orale. Cosa significa? Che il filo cerato è più scivoloso, ok?
Ok, quindi dovete andare piano, altrimenti vi scappa via. Però è più facile l'inserimento nello spazio interdentale, quindi se ce li avete vicini vicini è indicato quello cerato. Poi lo non cerato fa un pochino più di attrito, ecco, quindi evitate di fare il netto. È questione di gusti. Io ad esempio utilizzo un non cerato perché ho lo spazi alcuni un pochino più ampi, quant'altro, quindi prediligo un non cerato, però veramente è questione personale. Allora, Chiara mi chiede, ma secondo lei va messo in carica tutte le sere? Riguardo lo spazzolino elettrico, la risposta è no. Per avere un'ottima resa dello spazzolino elettrico nel tempo, il consiglio è quello di caricarlo solamente quando è scarico. Quindi quando vedete il LED che si illumina di rosso o quando notate che il movimento dello spazzolino sta rallentando, quindi sta andando, si sta scaricando, lo mettete sotto carica. È scorretto caricarlo ogni qualvolta, altrimenti andate a rovinare la batteria e vi dura di meno. In media una batteria di uno spazzolino elettrico testata su uno spazzolamento di 2 minuti di 2 volte al giorno dura all'incirca più di 10 giorni. Poi se lo utilizzate in più membri della famiglia per più minuti, ovviamente la sua resa diminuisce. Milena, è vero, infatti ammetto di non usarla ogni volta che lavo i denti. È per quello ve lo dico, la pigrizia vince sempre contro il filo e quindi passatelo prima. La differenza fra il filo e lo scovolino è che il filo va a pulire anche il punto di contatto. Se lo scovolino pulisce in questa zona, ok, il filo pulisce anche nella zona superiore. Ok, quindi queste sono le differenze principali, però se riuscite a trovare uno scovolino adatto a voi, magari ne parlate con la vostra igienista, vi indica la misura giusta, è ottimale come, per pulire bene gli spazi interdentali. Quindi spero di aver risolto i vostri dubbi su filo e scovolino. Altra cosa importante, a volte nel cavo orale non abbiamo tutti i nostri elementi dentali, quindi chi ha impianti, chi magari ha brackets, apparecchi ortodontici, vi do qualche dritta. Per quanto riguarda gli impianti, ad esempio, ho recuperato questo modellino di una Toronto. E voi mi dite, come si fa a pulire? Perché noi, cioè noi igienisti diciamo, dovete pulire bene tra un impianto e l'altro, perché altrimenti gli impianti non sono immortali, eh. Non sono immortali, anzi, un'infiammazione, quindi a livello dell'impianto ha una progressione molto più veloce rispetto al dente stesso, in quanto nell'impianto ci sono meno vasi sanguigni, non è un elemento vitale, quindi l'infiammazione la debella molto più lentamente. Quindi teneteli ben puliti, provateci. Ora, se nessuno ha mai utilizzato lo scovolino o nessuno ha mai utilizzato il filo, basta utilizzarlo una volta al giorno, nell'arco della giornata che avete più tempo. Sicuramente è indicata la sera, in quanto di notte, la salivazione diminuisce, quindi tutta la carica batterica che abbiamo in bocca rimane lì, non se ne va. E quindi tutto lo sporco ce lo ritroviamo la mattina dopo, magari ha proliferato durante la notte. E non è il massimo. Però per chi non ha mai utilizzato il filo o lo scovolino, il consiglio è di trovare un momento durante l'arco della giornata che avete un pochino più di tempo. Iniziate a provarlo e utilizzarlo, vedete che poi non ne potete più fare a meno. Ho pazienti che utilizzano lo scovolino mentre guardano la televisione, perché una volta che capite il meccanismo di passare negli spazi interdentali, viene facile. Quindi, queste sono le indicazioni principali. Per quanto riguarda questa Toronto, come la puliamo? Per pulirla bisogna utilizzare il nostro amato scovolino che vi ho presentato e andare, ad esempio, ho un impianto qui, uno qui, uno qui, uno qui, quindi vado con il mio scovolino a pulire in questa zona per poi passare e pulire nelle altre zone, vado di qui e poi vado di là. Ok, ho fatto tutto il giro, ho pulito completamente una Toronto. Lo scovolino è quello più facile e più pratico. Ora, molti hanno difficoltà nella manualità, quindi il consiglio è che se avete una Toronto, tenetevi il labbro, così avete più gioco e riuscite a vedere gli attacchi. Ecco, ora non ho una Toronto da farvi vedere su me stessa come il filo, però vi ho reso l'idea.
Ho reso l'idea. Altrimenti c'è l'utilizzo del filo. Il filo pulisce in modo molto più efficace rispetto allo scovolino perché riuscite ad abbracciare meglio l'impianto. In questo caso si va a inserire, si va a tirare e si va ad abbracciare un impianto. Scusatemi, ma faccio un po' di difficoltà. Si va dall'altra parte, si abbraccia. Ottimale sarebbe riuscire a far ripassare il filo nella parte interna, ad uscire di lì e, come vedete, ad abbracciare. Ecco. Di solito quando facciamo questo movimento i pazienti in studio dicono: cosa mi sta facendo? Sto semplicemente abbracciando. Per poi passare ovviamente nel resto delle zone. È un pochino più complicato, ma se prendete una buona manualità, magari vi fate aiutare dal vostro igienista ad acquisirla, noterete la differenza, perché comunque sotto la Toronto il cibo si incastra in queste zone, quindi rimane tutto lì e va a infiammare la gengiva, quindi quando andate a pulire poi crea un maggior fastidio. Quindi queste sono per quanto riguarda la Toronto. Se invece avete un apparecchio ortodontico, il consiglio è quello di utilizzare uno spazzolino elettrico con montata una tessina ortodontica. Adesso ve la faccio vedere. Così. Questa è una tessina ortodontica. Come vedete ha una parte centrale con un'aureola di altre setole per abbracciare bene il bracket. Quindi voi la montate e così riuscite a pulire bene la zona dei brackets, che è sempre ostica. Quindi fra un bracket, quindi l'elemento dentale va pulito con questo, fra un bracket e l'altro lo scovolino. Cioè, torniamo sempre lì, utilizzo del spazzolino o scovolino o filo, però con i brackets non riuscite a passare il filo perché è difficoltoso, c'è il filo. Allora, vediamo. Ciao Chiara, allora, delle volte mi si spezza il filo interdentale, credo proprio che acquisterò quello che ho detto io. Allora, sì, provo a utilizzare allora, o lo scovolino oppure un filo cerato che ti aiuta a passare bene nello spazio interdentale. Allora, leggo anche di qua. Quindi mi dà testina, vi ho risposto. Ecco un'altra. Allora, per quanto riguarda i ponti, oltre ad utilizzare, scusate se giro la testa. Allora, per quanto riguarda i ponti, oltre ad usare regolarmente il filo interdentale, consigli qualche cura particolare? Allora, per chi ha il ponte è un po' come la questione che facevo vedere prima della Toronto. Quindi immaginate invece di avere l'impianto di avere un elemento dentale, un elemento dentale, un elemento dentale libero. Quindi bisogna andare a pulire in quella zona. Col filo interdentale effettivamente qui sotto non ci arrivo perché il filo interdentale è molle, come faccio a passarlo? Le opzioni sono due: utilizzare un filo come questo. Ce ne sono di diverse marche, ecco, questo lo prediligo un pochino di più perché ha la parte di plastica rigida e aiuta a infilare bene sotto il ponte. Quindi, come dicevamo prima, si passa sotto e si va a passare, quindi a pulire in questa zona. Ok. Altrimenti l'utilizzo dello scovolino. Io sconsiglio l'utilizzo degli idropulsori, a meno che siano dei pazienti con un'evidente difficoltà a livello di manualità, quindi un paziente anziano che non riesce a passare nel filo, nello scovolino, non riesce, allora consiglio l'idropulsore, ma generalmente lo sconsiglio. Prediligo molto di più lo scovolino. Ecco Chiara, l'idropulsore chi dovrebbe utilizzarlo? Come dicevo prima, le persone anziane, chi ha una difficoltà nella manualità, eccetera, eccetera. Per
Perché l'importante è disgregare meccanicamente la placca batterica e per disgregare meccanicamente la placca batterica c'è bisogno dello scovolino o del filo, come vi ho fatto vedere prima, che toglie meccanicamente la placca. L'idropulsore in fin dei conti è un getto, quindi non toglie in maniera completa i depositi di cibo e di placca batterica. Vi faccio un esempio basico. Avete mangiato, avete una padella bella unta, sporca. Ci mettete il getto dell'acqua del lavandino, togliete i residui maggiori di cibo di cibo, ma la parte sotto della pentola, quella tutta bella grassa, non la togliete col getto dell'acqua, prendete la spugna, il detersivo e grattate. Ecco, quindi l'idropulsore non ha questa efficacia. Quindi Chiara, spero di aver risposto alla tua domanda. Un paziente con un parodonto sano, quindi con una situazione gengivale sana, che non ha impianti, ponti e quant'altro, l'idropulsore non è indicato, ma come nemmeno l'idrogetto. È un po' come l'utilizzo del colluttorio, ecco, un altro tasto dolente. Il colluttorio è un qualcosa in più rispetto alla vostra igiene orale, con una qualcosa in più. Esempio, vado di esempio oggi. Allora, se voi non fate la doccia, ok, ma vi spruzzate il profumo, cioè, no, non ci sta. Dovete andare a togliere lo sporco con la spugna e il detergente. Quindi prima dovete disgregare meccanicamente la placca con lo spazzolino, filo, scovolino e poi potete utilizzare il colluttorio. Anche qui i colluttori ci sono due vaste gamme, dei colluttori terapeutici, quindi colluttori a base di clorexidina ad esempio, che vengono consigliati dal vostro o dalla vostra igienista o dentista, in cui siete in cura, per problemi a livello gengivale, infiammazioni dopo un trattamento, eccetera, eccetera. Non vanno utilizzati di testa propria, vado in farmacia, mi sanno le gengive, prendo il colluttore con la clorexina. No, non gli fate nulla, perché bisogna togliere la causa dell'infiammazione, che molto probabilmente è placca e tartaro, o comunque valutare la situazione da un professionista del cavo orale. Quindi i colluttori con la clorexidina vanno utilizzati su indicazione, per un tempo anche limitato, perché altrimenti create più danni. Cosa significa? Che se voi utilizzate il colluttore con la clorexidina per mesi, il vostro corpo si abitua. Quella volta che ne avete proprio bisogno, avrà un'efficacia inferiore. Secondo luogo, i denti si macchiano. Utilizzando la clorexidina, anche se non macchiano, a lungo andare pigmentano gli elementi dentali. E quindi, cosa si crea? Il dente non è più liscio, risulta ruvido, la placca si attacca più facilmente, e torniamo al punto di prima. Quindi colluttori con la clorexidina su indicazione. Per quanto riguarda invece i colluttori da banco, quelli che trovate al supermercato, vanno benissimo per sentirsi l'alito più fresco. Ecco, detto in parole povere, possono aiutare nell'avere un surplus per quanto riguarda ad esempio l'assunzione di fluoro rispetto al dentifricio, ma ricordiamo, vi rimando alla puntata scorsa, che già l'utilizzo del dentifricio è un ottimo agente contro la prevenzione delle lesioni cariose. Ok, quindi va benissimo anche solo il dentifricio. Avete altre domande che vi leggo? Poi magari, dato che avete fatto molte domande sullo spazzolino elettrico, faremo una diretta a parte, così spieghiamo bene tutte le varie tipologie di testine, le modalità di spazzolamento e quant'altro. Settimana prossima non sarò più da sola, ma sarò con la dottoressa Silvia D'Amici, odontoiatra specialista in ortodonzia, e parleremo di gravidanza. Quindi mamme all'ascolto, chi ci sta seguendo, che aspettate un bimbo o una bimba, settimana prossima parleremo anche di voi perché è una situazione molto delicata e comunque è importante mantenere un'ottima generale anche in gravidanza. Vi diremo quali prodotti potete utilizzare e quali no. Vi saluto tutti, ci vediamo settimana prossima.